Kiss Me Deadly ospita Giancarlo De Cataldo, magistrato, scrittore, drammaturgo e sceneggiatore, autore di romanzo criminale e Suburra insieme a Carlo Bonini. La prima volta in Molise come l'ha trovato? Dunque, la prima volta in assoluto, non solo a Campobasso ma in Molise, nonostante io sia pugliese e la Puglia sia così vicina al Molise, per varie ragioni, pur avendo molti amici molisani, non c'ero mai venuto. Che devo dire, è una terra che mi incuriosisce molto. Se riuscirò a ripartire domani mantenendo i limiti di peso, perché qui si corrono seriamente dei rischi gastronomici, tornerò molto volentieri. Sembra molto interessante tutto quello che sto vedendo, sia come paesaggio, come natura, come gente che incontro. Lei analizza la criminalità organizzata, perché esiste il male? È un domandone. Lei mi sta chiedendo qualcosa intorno alla quale si interroga la cristianità, per restare solo dalle nostre parti, praticamente dai tempi dei padri della Chiesa. E ovviamente ci sono enormi e molteplici ragioni che non si possono ridurre a una sola: c'è l'interesse, c'è la passione, ci sono le distorsioni mentali, c'è la crudeltà che appartiene in parte a ogni essere umano, c'è la dialettica continua tra bene e male. Ogni situazione va analizzata per quello che offre, e a ogni delitto esiste una risposta, anzi esistono più risposte. Sostanzialmente il perché esiste il male non è possibile determinarlo, dobbiamo prendere atto che esista e combatterlo. Nei suoi romanzi spesso ci troviamo di fronte anche a atrocità, a cose malvagie, ma alcune volte c'è anche del romanticismo, ho notato io. Sono io un inguaribile romantico? No, io sono romantico, mi piacciono molto le storie d'amore, le canzoni d'amore. Ci sono spesso nei miei romanzi delle situazioni sentimentali in cui, diciamo, equilibri che potrebbero andare in una certa direzione se fossero soltanto degli equilibri criminali saltano, perché c'è il sentimento, la passione sono delle forze enormi. Oggi ho visitato il Museo Sannitico, sì. C'è una bellissima iscrizione a proposito della potenza devastante di Eros. Beh, sì. Insomma, sono alcune migliaia di anni che noi siamo alle prese con questa potenza devastante, alla quale pure dobbiamo arrenderci. Bene, grazie a Giancarlo De Cataldo per essere stato grazie con a voi. Noi, complimenti. Grazie.